Cari amici, buongiorno. Sto constatando con piacere che numerosi seguite con assiduità e interesse le pillole e le conversazioni della Broglia. Il successo che esse riscontrano ricompensa tutti noi soci e me in particolare per l'attività che svolgiamo con tanto entusiasmo, disponibilità e con spirito disinteressato. Visto che ci state conoscendo per ciò che facciamo, consentitemi di dirvi brevemente chi siamo. La risposta a questa domanda è tutta contenuta nel nome della nostra sezione e nel sottotitolo. Infatti la sezione si chiama AAA Sezione Roma 2 Luigi Broglio, con il sottotitolo Giovani di tutte le età. In particolare la sigla AAA è l'abbreviazione di Associazione Arma Aeronautica, di cui la nostra sezione fa parte e che è un ente del terzo settore, apolitico, con finalità sociali e senza scopo di lucro. Il generale professor Luigi Broglio è stato uno dei padri delle attività aeronautiche e spaziali a livello mondiale e in persona la passione di tutti noi per il mondo dell'aeronautica, dello spazio e delle tecnologie avanzate. La nostra sezione ha infatti l'ambizione di raccogliere in un'unica comunità persone legate da una comune passione, in servizio in congedo, dell'aeronautica militare, del comparto difesa, delle istituzioni nazionali ed europee, del mondo accademico, della ricerca e della scuola, dell'industria e degli operatori aerospaziali. I suoi associati sono giovani di tutte le età, che includono gli adolescenti e i giovani che ancora in età scolare e universitaria si affacciano alla vita adulta e al mondo del lavoro con tante speranze e con tanta voglia di sapere e di saper fare. I giovani adulti e gli adulti che nel pieno dell'attività professionale e produttiva infondono nella nostra comunità conoscenze scientifiche, tecnologiche e metodologiche allo stato dell'arte. E infine, i giovani anziani, cioè persone in età post-lavorativa che, come me, hanno ancora voglia di mettersi in gioco, di vivere nuove esperienze, nuove sfide e soprattutto di mettersi al servizio del nostro paese disinteressatamente con la loro esperienza, professionalità e valori. Tornando a Luigi Broglio, egli fu non solo un grande scienziato, visionario e con capacità organizzative fuori del comune, ma anche un grande uomo. Cito solo un passo della sua biografia scritta sotto forma di intervista quando lui era già molto avanti negli anni da Giorgio Di Bernardo Nicolai nel libro Nella nebbia in attesa del sole, breve storia di Luigi Broglio. Broglio diceva: mio padre voleva che facessi il medico. Tante volte negli anni mi sono chiesto se avrei potuto fare più del bene seguendo i suoi suggerimenti. A mia scusante c'è da dire che tutto quello che ho fatto ho sempre cercato di farlo pensando al bene degli altri e al prestigio del nostro paese. Nel campo della ricerca ho sempre cercato di fare le cose in modo economico, ma forse sarebbe stato più utile sviluppare un grande programma. Comunque, quello che ho fatto perché ci credevo, pagandone il prezzo in prima persona. Per esempio, sono portato a lavorare da solo, eppure, per creare una scuola, una cultura, una tecnologia, ho accettato di fare anche cose amministrative. Oggi noi diremmo burocrazia, che non amo, e ho abbandonato un campo, quello aeronautico, di cui ero padrone per entrare in un mondo nuovo, quello dello spazio, di cui non sapevo nulla. Sono convinto fermamente che Luigi Broglio rifletta meglio i valori del mondo dell'aeronautica, dello spazio e delle tecnologie avanzate. Valori che includono, senza peraltro escluderne tanti altri, la sicurezza, intesa come safety e come security, la qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti,
la concretezza, il pragmatismo, lo spirito di sacrificio, l'umiltà, ma anche la curiosità visionaria, l'amore per la propria professione e la dedizione al nostro paese. In questi giorni, che ci hanno portato ansia e insicurezza, oltre a un impatto economico e sociale che non avremmo mai immaginato, e ci hanno svelato la fragilità della nostra vita e del nostro mondo, questi valori mi sembrano alcuni dei punti fermi di cui abbiamo tutti bisogno per unire i nostri sforzi con generosità e disponibilità al fine di renderci più resilienti, noi personalmente insieme a tutto il nostro Paese, e per consentirci di meglio gestire tutte le sfide e i rischi della nostra civiltà e del nostro pianeta, ma anche per cogliere le opportunità che il dinamismo della presente situazione ci offre. Se anche voi, come spero, siete interessati sia come attori che come osservatori alle problematiche e prospettive dell'aeronautica, dello spazio e delle tecnologie avanzate, e se condividete i nostri valori, vi esorto a iscrivervi alla sezione Roma 2 Luigi Broglio. In tal modo, supportando le nostre attività con un modesto contributo di iscrizione che per gli studenti è praticamente simbolico, potrete far parte di una comunità dinamica e stimolante, proiettata al futuro ma che non trascura gli insegnamenti del passato. Restare aggiornati sulle sfide, le opportunità e i progressi del mondo dell'aerospazio, della difesa e delle tecnologie avanzate. Portare un vostro attivo contributo alle iniziative e ai progetti della sezione, come ad esempio pubblicare articoli, pillole o conversazioni, partecipare anche remoto ai nostri convegni e tanto altro. Infine, influire democraticamente sulla governance della sezione. In sovraimpressione vedete riportato l'indirizzo del nostro sito dove trovare le indicazioni su come iscrivervi e, alla fine di questo mio intervento, una slide con tutti i nostri riferimenti, sito, pagina Facebook, Twitter, canali YouTube. Iscrivetevi numerosi. Vi aspettiamo per fare di più e meglio. Insieme ce la dovremo fare.